Serie A presents Serie A Tim. Buonasera a tutti e benvenuti. Da quello che sappiamo non ci sono novità dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni atmosferiche al contrario non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto ed è prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede addirittura uno scroscio torrenziale, anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. L'allenatore si è deciso per il 4-5-1 per tentare di portare a casa il risultato oggi. Questo modulo è utile quando una formazione non può permettersi di affrontare l'avversario a viso aperto. Ma l'efficacia è fortemente legata all'abilità dell'uomo solitario in attacco. Mantenere la palla e far salire i compagni sono la chiave. La punta giusta là davanti può far fruttare al meglio la decisione di schierare 5 uomini di centrocampo anche nella fase offensiva. E ora si fa sul serio, si parte. Cross neutralizzato da ottime marcature. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cerca il tiro e non trova la porta davvero per pochi centimetri. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Castrovilli. Boateng, pericolo, Sansone, trova il compagno, colpisce il pallone, ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Quasi chance per tirare, e c'è il gol del Bologna, un gran bel finale in questo primo tempo. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. A tu per tu con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol. Destro. Vedo dalle statistiche a mia disposizione, ha realizzato il quarto gol stagionale. Primo tempo che finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Il secondo tempo è cominciato. Poli guadagna metri. Può concludere, palla dentro, c'è il gol! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Destro, è bene notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in questa stagione. Soriano cerca lo spunto, riceve occasione da rete e c'è ancora un gol. Tre gol di vantaggio, si spegne la luce per gli avversari.
Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Orsolini, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Scatta verso il pallone. Ecco il tiro! Vedremo se questo gol darà loro la forza mentale per credere nell'impresa. Rubata palla, gli avversari sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Sansone, bella apertura, ci prova e il portiere dice di no. Buona deviazione del portiere. Chiesa, pallone, conclusione. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Se continuano così rischiano di non farcela. Allontana il pericolo. Enrique. Ribéry. Ottima giocata. Vediamo se crossa. Al volo! Avrebbe potuto concludere meglio qui. Sì, sicuramente. Il Bologna deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Non hanno molto da recriminare, bisogna dirlo, hanno dato il massimo, hanno sì provato a concretizzare, ma non ci sono riusciti. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo sfondamento centrale. Una strategia che alla fine è valsa loro la vittoria. È finito il tempo a nostra disposizione. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio. Risultati della giornata. Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono al completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni e ho la sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Le troppe sconfitte di seguito parlano chiaro, è crisi. È crisi, devono provare a uscire dal tunnel, oppure per loro si mette davvero male. La situazione purtroppo non è delle migliori. C'è qualcosa che non va e non riescono più a giocare come sanno. Teodorcek! Larsen. La Fiorentina sta spingendo molto in avanti da subito. Teodorcek! La sua conclusione manca lo specchio della porta.
un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Ci mette la testa e c'è il gol della Fiorentina. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Chiesa, vedo dalle statistiche a mia disposizione, ha realizzato un quarto gol stagionale. E si chiudono i primi 45 minuti di gioco, tutti a prendere un tè caldo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. Da lì può segnare Chiesa! Insacca le spalle del portiere e questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Chiesa, è bene notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in questa stagione. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco, il mister vuole cambiare qualcosa. Occhio al tiro! Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Teodorcic può colpire! Beffa l'estremo difensore! Hanno ridotto lo svantaggio, partita adesso assolutamente riaperta. Difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Teodorcic, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Può calciare a rete, può concludere. E questa era veramente una grande occasione. Che delusione, un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Va al cross, para con grande sicurezza. Vlahovic, c'è spazio per calciare. Vlahovic! Finisce così, non c'è più tempo. Una grande battaglia, molti gol, un margine minimo ma decisivo. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Sono riusciti a sfruttare le fasce laterali meglio degli avversari, andando spesso al cross e creando molti pericoli dagli esterni. Questa strategia si è rivelata vincente e ha permesso loro di prendere il sopravvento e conquistare la vittoria. Quando riesci a mettere all'interno dell'area di rigore tanti cross come hanno fatto oggi, anche in maniera così pericolosa, è veramente difficile difendere. Il risultato di oggi l'ha dimostrato. Si chiude qui il nostro collegamento. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio. Risultati della giornata.
sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Che cornice di pubblico splendida! È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Un'esecuzione perfetta. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Lorenzo Insigne, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. Cerca il tiro e c'è il gol. La Fiorentina pareggia. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. È stato un bel primo tempo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Calcio spumeggiante, calcio champagne e azioni e ripetizione su entrambi i fronti. E comincia la seconda parte di gara. Arriva Mertens. È libero di creare pericolo. Chance per tirare. E c'è il gol del Napoli. Rimettono la testa avanti, che partita! Il Napoli ci ha fatto vedere una bellissima azione, gli avversari non hanno potuto far nulla di fronte alla loro rapidità. Mili, grazie a questo centro, ha totalizzato la sesta rete stagionale. L'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. La Fiorentina ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. Il portiere si sta sgolando per... Ribéry! E toglie la palla dalla zona rossa. E finisce quindi la partita. Sono andati vicinissimi al pareggio, proprio alla fine. Ma non è bastato. E così hanno lasciato i 3 punti agli avversari con una grande giornata questa. Troppi errori. Alla fine questo è il risultato che ci costava. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? L'impegno dei giocatori non si può discutere. Forse è mancata un po' di concentrazione, ecco, nei momenti cruciali della partita. Gli avversari si sono dimostrati più concreti e determinati e hanno saputo approfittarne. Siamo ai titoli di coda. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie Fabio, alla prossima. Risultati della giornata. We'll be right back.
statistiche giocatori.